Vi siete mai chiesti come questo pacco di Amazon possa arrivare a casa vostra in poco tempo? Beh, io sì, un sacco di volte. E credo di essere nel posto giusto per scoprirlo. Questo posto però mi sembra un po' grandino. Credo di aver bisogno di una guida. Posso aiutarti? Allora, se mi sai dire qual è il viaggio di questo pacco, sì. Allora vieni con me. Oh, ho trovato la guida. Andiamo. Comunque, piacere, io sono Federica e oggi sarò la tua guida all'interno dei centri di distribuzione Amazon. Senti, ma dove mi hai portato? Che posto è questo? Beh, come avrai immaginato, ci troviamo proprio all'interno di un centro di distribuzione Amazon. E fin qui. Ci siamo. Ci siamo. Cosa sono questi cosi qui dietro? Questa è la nostra tecnologia Amazon Robotics che caratterizza proprio il centro di distribuzione di TRN1, come lo chiamiamo noi, che è il centro dove ci troviamo oggi. Io ho studiato, so una cosa, che questa sigla corrisponde alla sigla dell'aeroporto più vicino. Sei preparatissima. Yeah, so tutto. È proprio così. Però non so esattamente come fanno ad andare in giro questi cosi, cioè hanno dei robot sotto che li sollevano. Esatto, quello che c'è dietro questo spazio prevede un robottino, che sono i nostri Amazon Robotics, che sono questi device arancioni che vedi di fronte a te, che portano proprio in giro, in questo spazio loro dedicato, dietro questi cancelli che si chiama floor robotico, i nostri scaffali che si chiamano pod, che è proprio il luogo fisico dove conserviamo la nostra merce, tutto il nostro inventario si trova lì dentro. Ma sbaglio o vedo solo oggetti molto piccoli? Perché non ci sono oggetti grossi qui dentro. Esattamente, TRN1 è un centro definito sortable, ovvero gestiamo ovvero gestiamo tutti quegli oggetti che non superino le dimensioni di questo tot. Ne abbiamo proprio uno qua vicino a noi. E qual è la cosa più grande che ci sta qua dentro? Ti direi una macchietta del caffè, di quelle con le cialde, per fare l'espresso che magari ti sono un pochino più familiare. Quindi aspetta, ci sta lì dentro una macchina del caffè? Esattamente. Uno di quelli? Sì. Ma dai, che figo! Ma invece qui c'è una rete perché nessuno può entrare lì dentro, corretto? A dire il vero qualcuno può entrare, okay. Devo essere onesta. Abbiamo dei colleghi specializzati che si chiamano Amnesty Responder, che sono coloro che grazie anche a dei dispositivi di protezione individuale specifici e ovviamente corsi di formazione ad hoc, avranno l'accesso a questo spazio, perché sono gli unici in grado di interagire con questa tecnologia robotica grazie a dei device dei nostri Kindle che emanano delle onde Bluetooth che parlano con i robottini e che potranno così andare a rallentare il corso di questi robottini oppure a fermarli in caso di necessità. Magari è caduto un oggetto, può capitare. Andiamo a conoscerne uno? Andiamo, sì, guarda. Yeah. Dove? Dove? Chi? Quando? Tipo lui! Ciao Alberto! Ciao! Senti, ma come fai a entrare lì dentro senza rischiare di essere investito dai carrelli? Beh, c'è naturalmente una soluzione a tutto. Abbiamo questa qua che è una veste. Okay. In poche parole viene attivata nel momento in cui devo intervenire a fare un intervento, raccogliere un item. L'item sarebbe un oggetto o roba del genere. Io intervengo, vedo se è soltanto un item che è caduto o fare un'eventuale riparazione. Io se devo intervenire, come in questo caso stavo intervenendo, mi faccio il percorso, naturalmente aziono la mia veste, che io in questo caso sono qui, inserisco, do il numero del gate. E i robot sanno esattamente che percorso sì. Stai facendo? I robot sanno perfettamente e appena una certa distanza loro rallentano e si fermano. Per cui adesso quando entrano dentro si bloccano. Tra l'altro questo magazzino è immenso perché so che sì. È profondo 150 metri ed è largo 300. Hai detto proprio bene. È gigantesco. È gigantesco. Vabbè, dai. Niente, vai. Entro soltanto dentro. Salva degli oggetti che sono caduti dal pod. Ok, come vedi lampeggia una luce bianca che mi dice posso connettere la veste, vedi da lampeggia. Ok. Io la connetto, ecco in questo caso è diventata arancione e la mia veste adesso diventerà fissa. Fissa, okay. Adesso puoi entrare. Adesso posso entrare. Ciao, ci vediamo presto. Ci vediamo presto. E se vedete, giusto, ecco qua, i drive sono fermi. Quello va lento, man mano mi avvicino, ecco che sono fermati. Ah, Master e Commander dei... Ma che roba fighissima! Va bene. Bene. Grazie. Vi saluto, lavoro. Io finisco l'intervento. Ciao. Buona giornata a tutti.
ciao, ma il mio pacco che fine ha fatto? Forse cercavi questo? Sì, cercavo quello. Mi sa che ci siamo un po' perse, perché sì, abbiamo scoperto come funzionano tutta la tecnologia che c'è dietro, ma come fate a decidere cosa metterli dentro? No, perché io ho visto dei libri con dei brillantini e poi c'erano dei cerchietti e poi ci sono delle robe di make-up. Perché? È tutto corretto, se devo essere onesta. È proprio il nostro metodo di stoccaggio, Fiona. Si chiama random store. Cioè random casuale. Casuale. Guarda lì, mi sembra anche un pochino disordinato, direi, a prima vista. Ma in realtà qui tutto ha un senso. Cioè lì robotizzato, qua a caso. Spiegami meglio. Allora, Fiona, vedi queste ceste, i nostri tot, quelli che abbiamo già visto prima. Che quelle sono... in cui ci deve entrare massimo la macchina del caffè. Esatto, la nostra unità di misura. Vedi che sono carichi di articoli, sono articoli che abbiamo ricevuto nel nostro centro di distribuzione, che sono sia prodotti delle piccole e medie imprese italiane, oltre il 50% del nostro inventario è formato proprio da questi prodotti, oppure anche prodotti Amazon, che dovranno essere ora stoccati, quindi inseriti nel nostro inventario vero e proprio. Negli scaffali. I nostri pod. Chiamiamoli pod. Questi grandi scaffali gialli che vedi arrivano proprio alle postazioni dei colleghi che lavorano in quest'area, all'area di RSP, grazie alla nostra tecnologia Amazon Robotics. Ma allora lui prende l'oggetto e come fa a decidere dove metterlo? Sempre a caso. No, in realtà qui facciamo moltissimi corsi di formazione, prepariamo i nostri colleghi che però a quel punto a loro discrezione, grazie anche alla formazione che hanno ricevuto, cercheranno di capire e individuare qual è lo spazio, il bin, questo è un nuovo termine. Bin è il, lo scompartimento del pod. Il bin migliore per poter ospitare uno o più oggetti che lui ha sulla sua postazione di lavoro in questo momento. Avverrà quello che si chiama un match, una corrispondenza tra il nostro inventario fisico e quello virtuale a questo punto. Perché dopo aver inserito questi oggetti diventeranno in automatico ordinabili dai nostri clienti. Ah, perché fino a che sono qui non sono ancora ordinabili. Cioè io se vado a cercarli su Amazon non ce li avrò a... Esatto, potrebbe essere che non, potrebbe essere che non siano ancora disponibili perché sono solo stati ricevuti. Nel momento in cui entrano nei pod, nei bin, diventeranno automaticamente disponibili e acquistabili. Che figo! Il funzionamento della robotizzazione casuale l'abbiamo capita. Ma quando entrano in gioco gli ordini dei clienti veri e propri? Proprio qui, nella stazione che abbiamo di fronte a noi, dove stiamo prelevando quelli che sono già non più semplici oggetti, ma gli ordini dei nostri clienti. Rossana si sta occupando proprio di andare a prelevare ciò che i nostri clienti hanno ordinato. E come fa a sapere che oggetto deve prendere, dove può trovarlo? Grazie a quello schermo di fronte a lei, nel momento in cui il pod, quindi lo scaffale, giungerà sulla postazione, riceverà un messaggio da parte del sistema che le indicherà una breve descrizione del prodotto, una foto e soprattutto il bin, quindi lo scompartimento nel quale quell'oggetto potrà essere trovato. Ma le dice anche la fila con un colore, quindi esatto. L'aiuta a 360 gradi. Esatto, e qui ricorre anche un po' il discorso del random store. Nel momento in cui Rossana quindi dovrà andare a cercare un oggetto, l'oggetto che il nostro cliente ha ordinato, in un bin, avendo tanti oggetti diversi gli uni vicino agli altri, sarà per lei più facile ad esempio individuare la scatola di cuffiette, un paio di cuffiette, se accanto nello stesso bin abbiamo un libro, una scatola di mascherine e un cellulare. Ad esempio, quindi sarà visivamente più facile riconoscerlo. La parte robotizzata quindi non è il dipendente che va allo scaffale, ma è lo scaffale che arriva direttamente al dipendente. Esattamente, è proprio la sinergia, il supporto che la tecnologia Amazon Robotics dà ai nostri colleghi che si occupano dei processi in quest'area, quindi sia dello stoccaggio che del prelevamento, del prelievo degli ordini in questo caso. Il mio dubbio è, ogni tote, cioè quel contenitore nero, corrisponde a un ordine? No. Ti stupirà saperlo, ma aspetta che vado a dare un'occhiata. Ad esempio lì abbiamo 6 oggetti. Quei 6 oggetti possono essere 6 ordini diversi di 6 clienti totalmente diversi. Ah, qui c'è un altro passaggio ancora prima di creare il mio pacco. Sì, Fiona, dobbiamo andare a vedere l'impacchettamento, come impacchettiamo gli ordini dei nostri clienti. Non lo so, fammi vedere tu. Dai, andiamo a farti questo giro. Dai, andiamo. Ciao Rossana, grazie. Ciao, buon lavoro. Fiona, dove? Di qua. Sbagliato. Dimmi, cosa vuoi dirmi? In realtà dobbiamo fare un piccolo
piccolo passaggio prima che quegli ordini vengano impacchettati. Dobbiamo farli arrivare nel dipartimento di outbound. Vedi questi tot che stanno viaggiando sui nostri oltre 20 km di nastri trasportatori? Cioè, peggio di un aeroporto. Hai visto? Mezza maratona. Mezza maratona di nastri. Faranno un lunghissimo giro, un po' come le montagne russe. Prendono pure gli scivoli, hai visto? Fanno su, giù, discese, salite, scivoli a chiocciola e arriveranno al piano di sotto dove dobbiamo effettivamente... È lì dove stiamo andando noi, immagino. Sì. Fiona, stavolta è di qua. A sto giro di qua. No, non sbaglio, non Dai, sbaglio. Vieni, vieni. Messo. Beh, siamo arrivati alla fine, immagino, del nostro viaggio. Questo posto gigantesco è quella parte in cui vengono impacchettati i prodotti e io ho studiato perché Brava. Questa, stai attenta, lo so, è l'area in cui si impacchettano pacchi con un solo prodotto. Bravissima Fiona, oramai sono tutto preparatissima. Come funziona? Per esempio Valentina adesso cosa sta facendo? Allora, Valentina sta andando a impacchettare singolarmente, quindi oggetto per oggetto, come hai già giustamente anticipato tu, gli ordini dei nostri clienti che sono arrivati dopo quel giro sulle montagne russe, sui nostri trasportatori, proprio qui ad una postazione, perché sono già stati smittati dal nostro sistema, che li manda proprio qui grazie ad altri nostri trasportatori. Quindi ogni tot contiene solo prodotti che vanno spediti singolarmente. Se ci sono più prodotti che vanno in una spedizione multipla, andranno in un'altra postazione, per cui il sistema, con dei laser, degli scanner, con tutte queste cose qua, decide la tot in quale nastro trasportatore andrà. Esatto, bravissima Fiona, direi che un applauso oramai. Applauso, tanti applausi per cuore. Lei scannerizza il prodotto, poi cosa succede? Allora, lei va a scansionare il codice a barre del singolo prodotto e sarà il sistema a questo punto che andrà a suggerire a Valentina qual è l'imballaggio migliore da utilizzare per quell'oggetto che lei sta lavorando. Infatti io leggo un codice e una lettera e Valentina poi va a prendere quella scatola. Esattamente. Ma può essere più grande, più piccola, voi avete delle misure standard, immagino che il sistema ha già individuato, per cui avete quella categoria di confezioni e usate quelle. Esattamente, sarebbe per noi impossibile avere un imballaggio perfetto adatto per ogni singolo oggetto che gestiamo nel nostro inventario. Hai visto quanto è ampia la nostra gamma di prodotti. Quindi la promessa che facciamo al cliente è sempre quella di inviare a casa vostra, dei nostri clienti, l'oggetto nelle dimensioni, nell'imballaggio, scusami, più adatto per quel tipo di oggetto. Senti, ma io ho visto che vengono fuori delle etichette, ma c'è solo ed esclusivamente un codice a barre, non c'è nome, non c'è cognome, non c'è indirizzo. Esatto. Io però lo vedo l'indirizzo quando mi arriva il pacco. Come mai? Questo è un passaggio importantissimo e sono contenta che tu l'abbia notato. Te ne faccio vedere una, guarda. Scusami Valentina, ti rubo un'etichetta. Rubiamo anche delle etichette. Eccola qua. Allora. Non l'ha scannerizzata. Non l'ho scannerizzata, assolutamente, questa è neutra. Vai Fiona. Eccola. Questa etichetta si chiama SPU Label, etichetta SPU. Diciamo SP00 per gli amici SPU, ci piace chiamarla così. Ed è un codice, e adesso spediamo anche te però Fiona. Mi spediscono. Va bene. Okay. Questo è un codice alfanumerico, quindi sono i numeri e lettere. Aia! Una volta, sì. Fai attenzione, anche qui sempre safety first, la sicurezza, mi raccomando. Una volta scansionata dalla collega e quindi apposta poi sul pacco, ci permetterà di racchiudere in quel codice totalmente anonimo, numeri e lettere, tutti i dettagli relativi al prodotto che la collega ha appena inserito nella scatola e soprattutto relativi anche al cliente, quindi colui o colei che ha effettuato quell'ordine. Quindi adesso chiamo Valentina se ci fa poi vedere una scatolina. Valentina, quando hai terminato l'impacchettamento mi fai vedere solo il prodotto, così ti faccio vedere come si presenta prima di lasciare la stazione di pack. Noi non sapremo mai, quindi Valentina non saprà mai a chi è rivolto, a chi è destinato, scusami, quell'oggetto. Grazie Valentina. Vedi, guarda Fiona, questo è il pacco. C'è solo la SPU label, c'è l'etichetta SPU, ma non c'è assolutamente nessun nome, cognome o indirizzo. Questo perché per noi la privacy del cliente è fondamentale. Quindi Valentina saprà che cosa ha impacchettato l'oggetto che sta andando a spedire, ma non saprà mai a chi quell'oggetto verrà recapitato. Ma noi tra un po' andremo a vedere anche dove viene stampata quell'etichetta, certo, e chi non la può vedere. Certo, ovviamente. Ora mettiamolo però sul nastro. Vai, perché sennò rischiamo di mancare una consegna. Vai. Valentina, grazie. Quindi terminato il pacco, la collega lo appoggia su un altro nastro trasportatore, ovviamente. Oramai l'avrei intuito. Fiona, ti ho portato la Slam Machine,
l'ultimissimo step che i pacchi devono superare prima di poter lasciare il nostro centro di distribuzione. E che cos'è questo SLAM? Allora, SLAM è un acronimo. Oramai hai capito che ci piacciono gli acronimi. SLAM sta per Scan, Label, Apply and Manifest. Ah, ok. Che è esattamente quello che fa il cuore di questa macchina, che è proprio questa qui di fronte a noi. Cosa fa la SLAM Machine? Va a leggere, te la ricordi la full label? L'etichetta. Esatto, il codice alfanumerico. Grazie ad uno scanner, quello rosso che si sta illuminando, wow, viene letta da questa macchina, tutte le informazioni contenute in quel codice alfanumerico. Il pacco passa sotto la SLAM Machine e nel frattempo avrà elaborato le informazioni di quell'etichetta alfanumerica, andrà a preparare un'etichetta, l'andrà a stampare e ad applicare grazie a questi bracci meccanici che si alzano e si abbassano. È ipnotico! Hai visto? E il tutto in 4-5 secondi, Fiona? Ma scusa, ma non lo tocca minimamente il pacco? Cioè sembra che gli si avvicini tantissimo senza mai toccarlo. Viene letteralmente soffiato a 2-3 mm di distanza dal pacco, altrimenti rischieremmo ovviamente di andare a rovinare gli ordini dei nostri clienti. Ok, e qui ci sono stampate tutte le informazioni che servono per la spedizione fino a che poi uscirà da questo centro logistico. Esatto, qui viene applicata la nostra shipping label, l'etichetta di spedizione, che è quella comune che sicuramente i nostri clienti riconosceranno perché è quella che riporta il nome, il cognome, l'indirizzo che avete indicato in fase di ordinazione. Etichetta di spedizione. Però vedi, è fatto tutto in maniera assolutamente automatica, quindi sempre per il discorso privacy, grazie alla SLAM rispettiamo anche qui la privacy dei nostri clienti. Mi sa che il nostro tour qui è terminato, perché abbiamo mostrato davvero da quando il prodotto viene preso fino a quando viene impacchettato. Quindi direi che vi abbiamo raccontato tutto quello che dovevate sapere, ma sappiate che Federica, oltre a lavorare per Amazon, fa anche un altro lavoro molto interessante, ovvero fai tour. Assolutamente sì, il mio ruolo è proprio da tour leader. Tour leader. Sì, porto tutti coloro che hanno il piacere, un po' come te oggi, di sapere qual è il percorso che compie un pacco, un oggetto, da dopo il compra ora sul nostro amazon.it e quindi li porto anch'io a scoprire un po' come te oggi che cosa c'è all'interno dei nostri magazzini, come lavoriamo, quali sono i nostri processi. Ecco, per adesso i tour sono esclusivamente digitali perché purtroppo i tempi vanno così, però sappiate che sicuramente più avanti, quando i tempi lo permetteranno, potete iscrivervi e venire anche voi a scoprire che percorso fa il vostro pacco di Amazon. Assolutamente sì. Grazie mille Federica per il tuo tempo. Grazie a te Fiona per essere venuta a trovarci. Ci vediamo presto. Alla prossima, ciao.